Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il Milan è campione d'Italia per la 19ª volta nella sua storia e lo diventa, lo torna a diventare, lo torna ad essere dopo 11 anni che mancava. L'ultimo scudetto fu quello chiaramente vinto da Allegri nel 2011, l'anno dopo lo perse contro di noi e iniziamo noi chiaramente questa cavalcata di 9 scudetti consecutivi fino alla sconfitta, lo scorso, sconfitta, in realtà non siamo entrati in quello scudetto, ma alla vittoria dell'Inter. L'Inter che non riesce a aprire nessun ciclo, a differenza di quanto inizialmente si dicevano, cioè che il ciclo dell'Inter sarebbe iniziato con quello scudetto, in realtà il ciclo dell'Inter è già bello che è finito. Hanno vinto la Supercoppa, hanno vinto la Coppa Italia, sono secondi, ma chiaramente è un po' il risultato che ha fatto la Juventus lo scorso anno, che è stato sicuramente il secondo peggior risultato dopo il primo, che è stato quello di quest'anno. Il Milan vince, tra l'altro devo fare i complimenti al Milan, perché il Milan ha vinto veramente in modo meritato, perché penso che forse non ha l'organico più forte, ma l'organico dei singoli, non ha tutti i singoli più forti, perché comunque alla fine guardiamo Ibra, no? Che è la stella, ma Ibra fondamentalmente ha 41 anni. Però ha il collettivo che è forte, un collettivo che ha un senso, un collettivo che è cresciuto in questi anni con Pioli, un collettivo che quindi al di là dei valori, se i singoli nell'insieme fanno la forza, no? Ed è un po' quello che è successo con la prima Juventus di Conte. Chiaramente, Juventus di Conte vedeva giocatori come Vidal, come Pirlo, come quel Marchisio, come Vucinic, come la BBC, come Buffon. Forse era un livello un po' più alto. Però, al di là di questo, ha vinto il collettivo. Collettivo che è stato guidato da Pioli, che anche lui ha fatto un percorso, mi pare, di 3 anni e è stato molto bravo a far crescere questa squadra, a trovare compattezza. Nonostante il primo anno abbia avuto delle difficoltà, questo perché il Milan ha voluto continuare su di lui fino ad arrivare allo scudetto. Quindi un percorso in crescita, un po' alla volta, che porta allo scudetto. È un po' quello che dovremmo fare noi quando pensiamo di esonerare ogni anno un allenatore. Dopo 3 anni che si esonerano allenatori, forse è il momento di provare a provarne uno un po' di più, per dargli la possibilità di fare questa crescita, cosa che ha fatto Pioli. Il Milan ha avuto ragione in questa maniera. Pioli ha preso la squadra e con calma ha lavorato, grazie a questa squadra, con degli innesti poco alla volta, con alcuni giocatori chiave, ha lavorato fino alla vittoria di questo scudetto. Tra l'altro quest'anno Pioli ha avuto anche un grande handicap dovuto a molte defezioni, specie nella parte centrale del campionato, con molti infortuni. Penso che Juventus-Milan siano tra le squadre della classifica, parte alta della classifica, che hanno avuto più infortuni, e spesso anche pesanti, la Juventus forse più di tutte. Ma il Milan, nonostante questo, è riuscita comunque a resistere fino alla fine, a portare a casa lo scudetto. Quando, ad esempio, una squadra come l'Inter, che è appunto la contendente, pur avendo avuto praticamente sempre la rosa a disposizione, nel momento in cui ha perso Brozovic, che è un po' di fatto il fulcro del gioco dell'Inter, si è sfaldata e ha perso diversi punti, proprio nelle partite abbastanza recenti, che hanno portato il Milan a scavalcarlo. Quindi, da questo punto di vista, qui si vede anche la bravura di Pioli e dei suoi. Qualcuno potrebbe dire, anche forse un po' per invidia, e sarebbe appunto invidia, che è comunque uno scudetto vinto facile, uno scudetto senza avversari, eccetera, eccetera. Io penso che nessuna vittoria debba essere banalizzata, specie perché lo scudetto non è mai banale, è una lunga lotta in diverse partite, e anche perché comunque il Milan non esprime forse il calcio migliore del mondo, non è la squadra più forte del mondo. Quindi comunque, se si può dire che la Serie A si è livellata, è al ribasso, ma per tutti, quindi non c'è più questo gap enorme tra le varie squadre. Quindi Milan meritatissimo, ma comunque ripeto, è solo invidia quelli che dicono, che cercano di banalizzare, meglio dire, lo scudetto è quello che facevano con noi, ma io sono onesto e non lo penso, quindi ci sono sicuramente delle questioni da risolvere, tipo appunto il fatto che questo campionato non è più allenato come una volta, eccetera, eccetera, ma il Milan ha vinto e gli altri no. Quindi se è riuscito a vincere il Milan, non è il Milan che deve farsi la domanda, porsi la domanda, ma forse l'ho vinto troppo facilmente. No, sono gli altri che devono porsi la domanda perché non sono riuscito io a vincere dall'Inter al Napoli e soprattutto alla Juve, che ci riguarda più da vicino. Quindi da questo punto di vista solo complimenti al Milan, che ha portato a casa l'obiettivo che si era prefissato. Punto. Senza tanti giri di parole, aggiungo anche molto meritatamente. Quindi io non sono felice, perché avrei voluto la Juventus che vincesse lo scudetto, però se la Juventus a un certo punto ha detto basta, non è più una cosa mia, matematicamente non posso più vincerlo, se c'è una squadra che in qualche modo avrei voluto vedere vincere questo scudetto, la meno peggio è sicuramente il Milan. Quindi spero che abbiano veramente tanto di cui festeggiare, perché nessuno scudetto è banale. Qualcuno, anche tra i nostri juventini, diceva, parlava di scudettini. Lo scudetto è molto importante. C'è dietro tradizione, c'è cultura calcistica, ci sono passioni e emozioni. Io ricordo benissimo la vittoria e la post-vittoria, quindi la festa in centro a Treviso, nella mia città,
Dopo lo scudetto del 2012, sono emozioni che vorrei rivivere ogni giorno. Sicuramente poi questa emozione è andata via scemando, ma non tanto nell'importanza, quando perché poi è diventato un evento ripetitivo che ha peccato un pochino di originalità. Però non è che certo non ero scontento perché andavo avanti a vincere gli scudetti, avrei voluto vincere anche il decimo, non solo il nono e fermarmi. Quindi lo scudetto è sempre importante e mai banale. Quindi a tutti i milanisti rivolgo intanto i complimenti per la vittoria, ma soprattutto buona festa. Godetevela perché il prossimo anno torniamo noi. E quindi poi ci sarà sicuramente da parte nostra di qui festeggiare, sono sicuro, no, sicuro no, sono ottimista a tal riguardo. E quindi speriamo che il prossimo anno Milan e Juventus possano darsi battaglia un po' come successe nel 2012, perché il Milan vinse lo scudetto l'anno prima e l'anno prima ancora lo vinse, mi pare, l'Inter. Quindi, se la storia si sta ripetendo, il prossimo anno potremo tornare noi. E spero sia così, e spero che Juventus possa aprire un ciclo veramente, cosa che l'Inter non è riuscita a fare, e spero che il Milan non faccia. Auguri al milanisti, come sempre, a Forza Juve, alla prossima. Ciao. Siamo sempre qua, storie in bianco e nero, dove abbiamo solo un ruolo fisso da compagno.